New York, primavera del 1970. Dopo aver ottenuto qualche mese prima la consacrazione internazionale sul palco del Festival di Woodstock, Carlos Santana si trova nella Grande Mela. È una domenica pomeriggio, si sta rilassando nella sua camera d'albergo. A un certo punto decide di aprire la finestra per prendere una boccata d'aria e la sua attenzione casca su uno strano personaggio che è per la strada proprio lì fuori. Carlos lo ricorda più o meno così. Mi sembrava ubriaco, dice, anche perché avevo notato che spuntava una bottiglia di whisky dalla tasca della sua giacca. Con sé però aveva anche un sassofono. Santana non riesce a smettere di guardarlo e non riesce a capire se l'ubriaco voglia mettersi o avvicinare alla sua bocca la bottiglia di whisky o il sassofono. Poi di colpo ha una intuizione, una specie di ispirazione magica. Racconta sempre Santana: ho sentito una melodia che mi nasceva in testa, ho preso la chitarra e l'ho suonata al primo colpo. Passerà qualche settimana e Carlos va negli studi di Wally Heider a San Francisco per iniziare le registrazioni del secondo album dei Santana, quello chiamato Abraxas, destinato a diventare vera e propria leggenda. E nel disco, che ci crediate o meno, c'è anche quello strumentale per chitarra che gli era stato ispirato dalla vista di quel personaggio sul marciapiede newyorkese. Lo chiama Samba Pa' Ti, un samba per te. E quella canzone in futuro farà innamorare milioni di coppie in tutto il mondo.